Ciao amici, quest'oggi siamo qui per provare insieme quella che è la farina più buona del mondo. Sto esagerando, forse, però quando si parla di farine migliori d'Italia, sicuramente una delle marche, diciamo così, più acclamate, senza dubbio, il Mulino Marino. Per i più veterani, in realtà, ho già provato ormai 2 anni fa il burratto, trovate ancora il link e il video sul canale. Però quest'oggi siamo qui per provare in purezza, in totale purezza, la tipo 0 del Mulino Marino, farci una bella pizza napoletana come noi sappiamo fare e vedere effettivamente se questa risulta essere tra le farine migliori d'Italia e del mondo, ovviamente, perché... Italian's Sweet Better! Partirei subito facendovi vedere il packaging, che a parer mio è stupendo, minimale, c'è scritto tutto, l'essenziale, questo rosso mi piace tantissimo. E come detto, comunque, oggi andiamo a provare la tipo 0 perché secondo me è la farina che più noi appassionati di pizza a casa utilizziamo, in quanto la usiamo in purezza molto spesso, senza spezzarla, e quindi secondo me è la farina migliore che possiamo provare. Ma se volete che io provi qui con voi il burratto piuttosto che l'Enkir, magari anche facendo tipologie di pizza differenti, una pala piuttosto che padellini piuttosto che pizza in teglia, mi raccomando, lasciate il vostro mi piace, iscrivetevi e commentate dicendomi provala e lo faccio. Senza perderci in chiacchiere, direi che possiamo subito partire con l'impasto. Vi avviso già che voglio provare a stressare la farina, o meglio andare un pochino più oltre rispetto al solito. Proveremo a fare un 75% di idratazione, per cui bilancia alla mano e mano alla bilancia. Ovviamente la farina è già 1 chilo, non la devo pesare. Peso tutto il resto e andiamo in impastatrice. Quindi per questa ricetta useremo ben 1 chilo di farina, 752 ml di acqua molto fredda, abbastanza fredda, 3,6 g di LDBF e 20 g di sale marino. Mamma mia, oh, si sente proprio che è buona. Quindi farina. Come sempre ci sbriciliamo all'interno il nostro lievito di birra, abbassiamo, stringiamo e accendiamo. Lasciamo arieggiare la farina giusto 2 secondi ed entriamo subito con un bel po' d'acqua. Faccio notare che ne è rimasta davvero 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 poca. Mano a mano che l'acqua viene assorbita ne aggiungiamo un altro po'. Bene, come vedete la struttura ovviamente non è ancora al top, però la farina ha assorbito tutta l'acqua. Ovviamente non posso dire che c'è una maglia glutinica, però a questo punto ci andiamo ad aggiungere il sale e piano piano inseriamo tutta la restante acqua. Tra l'altro commenta se anche tu utilizzi i pezzi di Scottex per pesare il sale, comodissimo. E piano piano l'ultima acqua. Ho appena finito di versare l'ultima parte d'acqua, aspetto che l'impasto se l'assorba e come vedete appunto ho infilato tutti i 752 ml di acqua. Perfetto, come vedete l'impasto è uscito direi piuttosto bene, per cui mannaggia il diavolo. Se
75% di idratazione. Non facevo sta cosa da una vita e mi andava di farla. Ed è un W270, per cui una farina di media forza. A questo punto ce la mettiamo a nanna. Adesso ce lo mettiamo a nanna e ci vediamo direttamente domani con lo staglio e olio. Buongiorno amici, sono passate 18 ore, per cui a questo punto ci stagliamo l'impasto. A questo punto li faccio lievitare 5-6 ore e ci vediamo direttamente dopo con la stesura. Bene amici, siamo tornati, sto già morendo di caldo, andiamo a stendere la nostra pizza. Tra l'altro, nonostante sono stata 5 ore a lievitare a temperatura ambiente, nonostante ho messo 4 grammi di lievito fresco, secondo me poteva stare un altro pochino, ma non ho tempo, devo mangiare, ho fame, sono tornato al lavoro, la stendiamo comunque. Comunque questo è il panetto, comunque non male direi, non male. Andiamo a stendercelo come sempre. Come vedete, nonostante è una farina di media forza e nonostante siamo al 75% di idratazione, risulta abbastanza tenace, non troppo, perché alla fine con un po' di schiaffi la stendiamo comunque. Proviamo a dargli una forma tonda, cosa che non so se potrà mai accadere. Più o meno ci siamo, come sempre ci facciamo una margherita, perché tanto è la prassi. Pomodoro, ovviamente l'ho appena schiacciato a mano, erano pelati, ma li ho schiacciati talmente tanto che sono diventati una salsa. Mozzarella. E ci buttiamo anche una fogliolina di basilico perché mi va. Ops. Basilico della mia serra. Quanto hai visto? Hanno mandato tipo una cantina di basilico. Uè! Sto pensando quasi di adottare. Ce la impagliamo. Proviamo ad allargarcela un po' sulla pala senza distruggerla. Come vedete, come detto, risulta un pochettino tenace, quindi secondo me non sarebbe stato male un altro pochettino di riposo. Ma noi che cazzo non frega. Forno! Ovviamente la pizza non è mai tonda, ma va bene così. Tra l'altro sto usando il code, non l'F1, perché devo invertire il cablaggio, cioè l'attaccamento della ventola nell'F1 che ho montato male. Ah, guardate che mastro pizzaiolo. Direi che... Aia. Salute!
direi che ci siamo. Come vedete, questa è la pizza, devo dire, non male. Ha sviluppato davvero tanto il cornicione. Come detto prima, l'unica difficoltà è che secondo me avrebbe dovuto lievitare qualcosina in più ancora, ma come detto devo mangiare, ho fame, quindi ci sta. La tagliamo, la assaggiamo e basta. Devo mettere un po' più di basilico, vabbè. Mettilo pure. Come vedete, questa è la struttura, secondo me è sviluppata benissimo, ve la faccio vedere anche di qua. Assaggiamo sta pizza e ho fame, sì. Niente, buona pizza. Ok, sarà che era da... Da quanto è che non faccio una pizza? Da tantissimo che non faccio una pizza. Però mi era mancata anche. A questo punto voglio assaggiare anche solo il cornicione, proprio per poter dare un giudizio su quello che è l'impasto. Ok, ci sono. Vuoi assaggiare anche tu? No. È buona. Ok, vi dico brevemente quello che penso. Mi piace tantissimo. Penso che a livello di gusto, per quanto riguarda la farina, diciamo il cornicione, in maniera molto diretta vi dico che secondo me questa è davvero tra le farine più buone che ho mai mangiato e che ho usato per fare una pizza. Sia per come si è comportata, perché appunto nonostante una farina medio forte, anzi media, ho fatto un 75% di idratazione facile facile, ma anche per come ha reso, non ho fatto vedere il sotto prima, per come ha reso in cottura e tutto. Il sapore è fantastico, gli do un 9, se lo merita tutto, vi consiglio di provarla e basta, io adesso continuo a mangiare. Perché ho fame, devo fare altre pizze. Mi raccomando, spero che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere con un commento qua sotto se avete mai usato queste farine, se conoscete questo mulino, eccetera. E soprattutto mi raccomando, lasciate un mi piace, iscrivetevi se volete che provo magari anche l'Enkir e il burratto, come già detto. Mi raccomando, ci conto.